Alla mia squadra devo garantire sicurezza. Dottoressa Levin, ma puoi anche chiamarmi Adriana. Non mi importa sapere chi sei. Perché sono qui? Ripercorriamo la storia. Non hai la sensazione che il mondo stia pian piano peggiorando? Ogni nuovo governo in carica promette cambiamenti e infonde speranze, ma poi inizia a fare esattamente quello che faceva il precedente. Dicono una cosa e poi fanno il contrario. Solo il potere riesce a plasmare il mondo in cui viviamo. Ma il vero potere non può comprarlo, il denaro. Né la conoscenza, né la tecnologia. Il potere sta nel saper creare una bugia e nel riuscire a restare invisibili. Sta nel far credere agli altri quello che vuoi che credano. E in ultima istanza, se tutto ciò non porta ad azioni concrete, sta nel costringerli a fare cose contro la loro volontà, cambiando in questo modo il corso della storia. È questo il vero potere.